Sì. In realtà il nostro gruppo è un gruppo che i presupposti nascono proprio dalla casualità, dalla spontaneità delle cose. L'idea era fare qualcosa, mettere in pratica delle cose che avevamo imparato. Arriviamo più o meno tutti da un dottorato di ricerca, un dottorato di ingegneria, quindi molto tecnico. C'è chi arriva da delle esperienze anche all'Accademia di Belle Arti e più o meno tutti da architettura. L'idea era di lavorare attraverso il processo, quindi ci interessa il processo di avvicinamento alla realizzazione di un'opera, della formalizzazione di un'opera. Per cui lavoriamo in comunità locali, che fino adesso sono state comunità beduine, e in queste comunità lavoriamo sull'autocostruzione, sulla trasmissione di conoscenza. Conoscenze che sostanzialmente sono conoscenze che loro hanno già, che noi abbiamo imparato da loro e che noi ritrasmettiamo, perché spesso si trovano in situazioni appunto post-disastro o post-guerra o in mezzo alla guerra. Il punto fondamentale è appunto la sostenibilità, per quanto oggi abbia detto che la sostenibilità ormai è un concetto quantomeno anacronistico, è semplicemente il costruire con attenzione, quindi con molta attenzione al comfort, alle relazioni sia sociali che ambientali, e appunto una grande attenzione all'economia, quindi il riciclo dei materiali, utilizzare materiali naturali, quello che incontriamo nel luogo. E con questo fare dell'architettura. In realtà non sappiamo neanche noi se facciamo veramente architettura. Noi creiamo dello spazio, creiamo dei luoghi, poi c'è chi ci dice che non facciamo architettura perché non usiamo materiali convenzionali piuttosto che... Ma a me va anche bene, non mi interessa. Il punto è che poi quando usciamo di lì ci sono dei bambini che stanno meglio. La scuola di gomme è stato il primo progetto che poi ha avuto modo di essere realizzato. È realizzato in una situazione, tra l'altro, piuttosto surreale, nel senso che noi siamo entrati da clandestini con un visto da turista in Palestina, passando da Israele in modo completamente illegale. Eravamo dei clandestini al contrario, proprio perché questa ONG ci ha chiesto, proprio perché i bambini morivano per andare a scuola, di farne una nel villaggio. Quindi noi siamo andati nel villaggio, abbiamo lavorato all'inizio la notte e nascosti da delle tende per non farci vedere dall'esercito. Abbiamo usato dei materiali non convenzionali e, garantendo il fatto che fosse una scuola temporanea, usando appunto materiali che loro non si aspettavano essere materiali da costruzione. E quindi siamo inventati un po' sta cosa, che in realtà è un modo non convenzionale di usare una tecnica che già è convenzionale, perché nel New Mexico questa tecnica veniva usata già dagli anni 70. Noi l'abbiamo soltanto reinterpretata, perché si usava soprattutto per muri di contenimento, e noi ci abbiamo fatto una scuola sostanzialmente. Avendo anche degli ingegneri dentro al gruppo, riusciamo anche a rischiare un po' sull'aspetto strutturale. Lo stesso è successo con la terza, con l'asilo, quello che abbiamo visto oggi, in cui abbiamo usato questi sacchi in modo non convenzionale. Quindi abbiamo creato proprio delle aule, e questi muri li abbiamo usati come contrafforti sostanzialmente, cosa che, almeno per quanto abbiamo visto noi, non è ancora stato fatto. La scuola di mezzo invece è stata ancora un'altra esperienza. Ci siamo trovati in un luogo molto molto difficile da raggiungere, un villaggio tra una discarica e una cloaca a cielo aperto, e lì non potevamo proprio toccare neanche la volumetria, c'era già una scuola, non potevamo fare nulla. Quindi abbiamo cercato di interpretare, di lavorare sui temi architettonici più classici, quindi l'involucro, la pelle dell'edificio, l'abbiamo rivestito, abbiamo creato uno spessore reinterpretando appunto una tecnica che si chiama Pisé. Abbiamo fatto delle cassaforme a perdere sostanzialmente e abbiamo, come dire, creato un muro di 30 cm dove prima c'era soltanto una lamiera. Quindi l'idea è di cercare di innovare, tra virgolette, forse è un po', come dire, eccessiva questa parola, però l'idea è di portare oltre delle tecniche che già esistono e che possono adeguarsi in modo molto puntuale al progetto e al luogo stesso.